lava, si mette l'acqua e si mette al fuoco, piano piano, piano piano, le colle, cresce, si riempie la pignata e poi con l'acqua calda che si viene vicino si mette a poco nella pignata, finché lei si cucina. La cottura ci va da 4 a 5 ore più. Poi si mette il sale, il peperoncino, il basilico, l'aglio, quello che si vuole, si può fare. Ciao, benvenuti a tutti. È proprio il termine tutti, la sagra della celiaca è inclusiva. Abbiamo anche il menù gluten free. La scelta della pasta è stata mirata, visto che il sugo è con i fagioli che ha celiaca, e quindi abbiamo scelto una pasta mista oppure i ditali, in modo che si abbina in modo perfetto al sugo. E naturalmente anche la birra gluten free. Se parliamo di divertimento, ci vuole anche un po' di birra. Assolutamente. Ciao. Ciao, noi siamo lo stand della fiaca sciangiata, cioè la fiaca col pomodoro. Toccano una stella, i piedi poi danzano una tarantella, e le chiuse si ferrano ogni passo. Sono Francesco Pugliese, il presidente dell'associazione Punti Valeria, che è l'associazione che cura questa manifestazione, che è la Sagra della Fiaca, che è giunta alla sua 43ª edizione. È nata da un'idea di un gruppo di giovani cariesi nel 1979 e poi con il tempo si è trasformato da una semplice sagra ad un vero e proprio evento che viene curato ogni anno dall'associazione culturale Caria, composta da 80 ragazzi che sono quasi tutti esclusivamente di Caria. È una delle sagre più apprezzate e frequentate dell'intero territorio lisbonese. Quest'anno abbiamo battuto ogni record, quindi ringraziamo tutti coloro che ogni anno ci danno una grossissima mano per allestire questa manifestazione. In primis gli abitanti di Caria, perché tutti i prodotti che vengono serviti alla nostra sagra, in modo particolare i fagioli, vengono cucinati e donati dalle famiglie di Caria. Quindi grazie a tutti coloro che hanno collaborato. Yeah.